Anticipazioni segreti di famiglia, puntate turche. Chi è l'assassino di Inge? Segreti di famiglia va avanti e, nel corso delle puntate turche, continua a tenere banco il caso dell'omicidio di Inge. Questo caso apre la serie, poiché Inci è la sorella minore della protagonista Ceylin e viene accusato del suo omicidio Cinar, fratello di Ilgaz. Quest'ultimo chiede a Ceylin di diventare l'avvocato difensore del fratello. Non passa molto tempo prima che i due riescano a scagionare Cinar, che non ha avuto alcun ruolo nell'omicidio di Inci, che naturalmente sconvolge Ceylin. Questo assassinio però dà luogo a una reazione a catena, con la stessa Ceylin che finisce per essere indagata e con una serie di omicidi che seguono a quello di Inci. In particolare, Zafer, padre di Inci e Ceylin, sequestra Cinar credendolo il vero responsabile e finisce per essere assassinato per autodifesa dallo stesso Cinar, che però viene coperto da suo padre Metin. Nel corso del tempo, i sospettati cambiano, ma alla fine i dubbi si concentrano su Engin, finora amico di Ceylin, e suo padre, il noto avvocato Yekta. Ilgaz convince Ceylin a organizzare una trappola telefonica per far confessare Engin e capire una volta per tutte se sia stato lui a togliere la vita a Inci. Ceylin acconsente, ma dal canto suo è convinta che sia stato Yekta a compiere l'omicidio. Dopo la trappola organizzata da Ilgaz, si scopre la verità. Al contrario di quanto credeva Ceylin, è stato proprio Engin a togliere la vita a sua sorella minore. Si tratta di un duro colpo per l'avvocatessa che ha considerato per lungo tempo Engin un amico, per quanto fosse stravagante. Attraverso un flashback, si scopre che Engin era innamorato in maniera ossessiva di Inge. Quest'ultima aveva anche una vita segreta di cui nemmeno i suoi genitori erano a conoscenza. Oltre a essere stata coinvolta in attività illegali, aveva intrapreso una relazione clandestina con uno dei suoi insegnanti. Nel flashback si scopre che Engin ha sentito Inci parlare della sua relazione segreta e a quel punto è scattata la sua furia omicida. Engin entrò a casa di Inci con lo scopo di toglierle la vita, e ci riuscì. Fu suo padre, Yekta, a scoprire tutto e a manipolare le indagini fin dall'inizio, facendo in modo che anche Ceylin venisse coinvolta. Ilgaz e Ceylin fanno arrestare Engin, che però finisce in un ospedale psichiatrico grazie a Yekta per la sua alterazione mentale. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate questo colpo di scena su Engin? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.